l'idea era libera quest'anno, era un'idea molto libera, quindi ognuno poteva esprimersi come voleva, non c'era un tema. Il tema era la luce, quindi quale oggetto, quale cosa se non un gioiello può esprimere la luce? Una donna, una collana, un anello, quale oggetto? Il gioiello è la cosa più immediata che viene, no? Era la luce il tema della 32esima edizione di Premier, il concorso che premia il gioiello che meglio esprime l'eccellenza della produzione made in Italy di oreficeria e gioielleria. L'unica condizione è che il gioiello doveva trasmettere luce e abbiamo visto infatti delle lavorazioni particolari, tanto colore, pietre colorate, smalto. 56 le creazioni in gara presentate da altrettante aziende ed esposte in una speciale installazione nei padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi in occasione di Oro Arezzo. 13 le creazioni che sono state premiate nello showroom Sugar di Arezzo. Abbiamo visto l'impegno di questo lavoro e i gioielli veramente tutti belli, quindi la giuria ha avuto grandi difficoltà e quindi a un certo punto abbiamo dovuto dire stop ai vincitori, quindi abbiamo nominato 13 vincitori, aziende di Vicenza, di Valencia e di Arezzo, tra le quali abbiamo Artlinia di Arezzo, Anima, Silver Light, Gobi, Veneroso di Vicenza, Daniela Neri, Graziella Group, Giordini, Moraglione e Fagioielli di Valenza, Artlinia e Quadrifoglio di Arezzo. Per il primo anno il concorso è stato anche aperto alle scuole con Premier Talents dedicata agli aspiranti orafi under 30. Ho progettato un collier con un opale centrale, che è una pietra che per me rappresenta la luce, e dei raggi ricoperti di pietre che ricordano il colore dell'opale.